sarebbe stato se fosse nato maschio. Miei ossequi, eccellenza, signori. Il tenente Gustavo Potterstein. Novità? Vi chiedo se sia una novità esprimerle le mie rispettose felicitazioni per la splendida conquista della contessina Lisa, una cavallerizza impareggiabile. Eccola! Lisa! Viva la vittoriosa! Viva! Avrebbe subito sicura sconfitta. Ma non è valore di conta.
e l'incomparabile buon gusto. Questione d'opinioni. Comunque questo principe Su Chong fa uso un po' troppo frequente del suo incomparabile buon gusto. Vorrei soltanto sapere se tutto quello che è esotico deve perciò essere incomparabile. Bisogna riconoscere tuttavia che il principe, malgrado le sue continue attenzioni, non è mai scorretto. Già, chiedo scusa eccellenza, non volevo dire che questo. Volevo soltanto permettermi, da rispettosa osservazione, che spesso è difficile distinguere se una cosa sia incomparabile perché esotica, o esotica perché incomparabile, o tutte e due le cose insieme. Sta bene. Nipote mio, con le tue osservazioni sul principe Su Chong, finirai con irritare sua eccellenza. Del resto, il principe Su Chong è talmente affascinante che il esotico non pare nemmeno più esotico. Penso, sono certa, credo. Che cosa zia? Che se fossi giovine, finirei col trovarlo pericoloso. E il principe Su Chong sarebbe potuto diventare mio zio. Scioccone! Signori, se volete favorire, ci attende di là il buffet. Questa Cina sta diventando veramente ultra popolare. Che sarà di noi poveri occidentali? Lisa, io non sono un principe cinese, però posso permettermi di offrirti il braccio? Ma non devi accompagnare la zia. Per fortuna si è incollata al barone von Plonk che se l'è trascinata dietro. D'amore cinese. Non è delizioso? Odiosamente delizioso. Per non essere cattivo. Prima il punto, adesso la lagna cinese, questa Cina ti interessa un po' troppo. Stamani ho fatto un deposito di 20.000 corone al Ministero della Guerra. Perché? Quando un ufficiale vuole sposarsi deve depositare una cauzione. Ti sposi? Me ne congratulo di tutto cuore. E chi sarebbe la fortunata? Me lo chiedi seriamente o vuoi prendermi in giro? Gustavo, ritira le 20.000 corone. Non mi vuoi. Tu sei il mio più caro amico. E per sposarsi non basta. 3 settimane fa mi avresti dato un'altra risposta. Ma io so bene dove soffia il vento di Levante. Credi che qualcuno ti abbia soppiantato? Soppiantare me? Al massimo qualcuno può intralciarmi, soppiantarmi mai. Tu ami il principe, o credi da mai, sono il tuo più fedele amico. E allora, lascia che ti dissuada. Gustavo, vogliamo rimanere sempre buoni amici? Ho capito, andrà a ritirare le 20.000 corone.
giro di valzer fa tutto via. Però
forse una tazza di tè. Ma certo. Il tè. Devo ringraziarvi per il vostro meraviglioso Buddha. Vi è tornato gradito. Questo mi rende felice. Questo Buddha ha più di 1000 anni, da tempi remoti è venerato dalla mia famiglia come sacro talismano. È tanto prezioso. Allora non posso accettare. Con la gioia dei vostri occhi è già grande ricompensa. Ai miei figli,
Ho saputo che eravate qui e sono subito accorso per porvi il mio saluto e per ringraziarvi del magnifico dono inviato a mia figlia. Permettete, Altezza, che vi presenti un gruppo di signorine che desiderano fare la vostra conoscenza. Questa è quel demonietto di mia nipote Lore e queste le sue amiche. Desiderano sapere qualcosa da voi sulla città. Cosa volete? L'Oriente esercita sulle nostre fanciulle un fascino particolare. Vi lascio in loro compagnia. Lisa, vieni, mi dà che ritratto. Prego, mie belle signorine. Quando vedo tanti occhi splendenti, mi pare d'aver fumato l'oppio. Oh, e perché mai? Spiegateci. Perché nell'ebbrezza dell'oppio si fanno i sogni più affascinanti. Ditemi, in Cina è giunto il flirt? Come tutte le invenzioni europee, anche il flirt è noto in Cina, e da millenni. Ma? È avvolto da altre parvenze. E come parlate in Cina ad una fanciulla che amate? Così. Yeah.
anzi forse ti sorprende. Altezza, sarei indiscreta se vi chiedessi. Un ballo? Ne sarei onorato. Altezza, perdonate, c'è il segretario della delegazione. Il mio segretario? Chiede di parlarvi urgentemente. Ecco, vogliate scusare? Prego, Altezza. I miei ossequi, Altezza. Cosa vi porta allora così tardi in una casa privata, signor segretario? Una questione della più alta importanza. Vostra Altezza è stata nominata Presidente del Consiglio dei Ministri del nostro celeste impero. Vogliate accettare i più devoti auguri della nostra legazione? Grazie. E potresti informarvi che il decreto stabilisce che partiate domattina e ho provveduto intanto a ripartire gli ordini per il viaggio. Oh, scusate Altezza, disturbo. Al contrario, eccellenza, il signor segretario mi ha comunicato proprio adesso la mia nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri del mio paese. Oh, me ne compiaccio infinitamente. Altezza, nel salone non si attende che voi. Pensa, figlia mia, che sua Altezza ha avuto proprio ora la lieta notizia della sua nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri del suo paese. Me ne congratulo. Ma purtroppo devo lasciare l'Europa già domattina. Così? D'improvviso? Con mio sommo rincrescimento, contessina. Permettete soltanto che dia qualche istruzione al mio segretario e poi sarò tutta la sera a vostra disposizione. Lisa. Lisa, io capisco molte cose. Lo sai, non mi sono mai opposto alle tue idee, ma ora devo dirti di badare quello che fai o stai per fare. Non è né un connazionale né un europeo. E la Cina è un paese diverso. Molto diverso. Non commettere una sciocchezza che potresti rimpiangere. Non temere, papà. Fidati di me. E ora lasciami solo con lui. Un momento. Come vuoi. A tra poco. Eccomi a voi, contessina. Se gli altri da dir chissà. E questo che fa? Strano inferno. Perché dir così? A me non importa di nessuno. Io vedo che state per me. Già ormai tale accento vi lasciaste sfuggir. Io non sono fatto per il vostro mondo.